Buonasera a tutti voi e ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Good Lawn RGL. Buonasera da Paolo Travelli, la frequenza 96.6, lo streaming sul www.rgl.lu per ascolti in streaming. Buonasera dunque da Paolo Travelli per questa puntata di esperienze sonore che va in onda in diretta fino alle ore 20:30. Questa sera una serata dedicata soprattutto alla musica, definiamola sperimentale, anche perché questa sera avremo la possibilità di ascoltare tre tracce da il nuovo lavoro dei Julie Zerkat, un disco bellissimo del quale ve ne parlerò più tardi nel corso della trasmissione. Dunque tante cose da ascoltare e cominciamo dunque questa bella serata. Intanto comunque a tutti voi carissimi auguri di buon San Valentino. Appuntamento dunque, dicevo, con la seconda parte di Esperienze Sonore. L'intervista questa sera è con Nicola Caleffi dei Julie Zerkat, band che mi piace sempre molto quando escono i loro dischi. Parleremo più tardi appunto di questo nuovo lavoro, ne ascolteremo ben tre tracce e poi l'intervista appunto con Nicola Caleffi. Ancora qualche istante dedicato all'intro affidato come di consuetudine in Ninhos do Brasil, poi partiremo con la prima traccia, una traccia di Cabechi, che è l'alias di Andrea Faccioli, chitarrista molto interessante, chitarrista anche delle Luci della Centrale Elettrica, per dire una delle band dove suona. Il suo disco ha un titolo abbastanza particolare: Non ce la farai, sono feroci come bestie selvagge. Questo è Cabechi e cominciamo subito con la prima traccia dal titolo Ultima luce. Thank you.
Questa dunque si chiama Ultima Luce, traccia dal disco di Kabeki. Dunque benvenuti di nuovo a Esperienze Sonore. Buon San Valentino, questa sera dicevo la serata è dedicata al nuovo disco dei Julie Zerkut, disco dal titolo Invocation Ritual Dance of My Demon Twin, un disco bellissimo come sempre ci ha abituato la band di Luca Giovanardi, quindi intervista questa sera con Nicola Caleffi dei Julie Zerkut. E dunque tante cose molto particolari da ascoltare questa sera. Andiamo avanti con la nostra playlist. Norvegia invece arriva una delle band più sperimentali in circolazione negli ultimi anni, ovvero quella degli Ulver. Qui l'ascoltiamo con una traccia davvero molto claustrofobica, possiamo dire. Questa si chiama Om Anumat Namah.
Vi ricordo che siete all'ascolto di Esperienze Sonore, sono Paolo Travelli e sono in diretta fino alle ore 20:30 sul 96.6 oppure allo streaming www.rgl.lu. Vi ricordo, prima di fare iniziare la prossima traccia, le altre trasmissioni in lingua italiana, il giovedì sera dalle 19 con Giorgio, con la musica di un tempo, la domenica dalle 14 Vincenzo. Italia Vera, un disco dopo l'altro. Continuiamo con un duo elettronico basato a Londra, si fanno chiamare Raime, almeno credo che questa sia anche la pronuncia. Hanno inciso uno dei dischi più belli del 2016 dal titolo Tooth, almeno per quanto riguarda l'ambito elettronico. Questa traccia si chiama Front Running. Vi preannunciavo all'inizio della trasmissione che sarà una playlist molto sperimentale questa sera, perché naturalmente quando decido di fare un'intervista a una band sperimentale mi piace contornare tutto il resto anche della stessa tipologia, ovviamente in vari ambiti.
però la stessa più o meno tipologia di musica. In questo caso il prossimo disco, un disco splendido di Jan-Peter Schwalm, si chiama The Beauty of Disaster, La bellezza del disastro, un titolo un po' inquietante, ma le musiche sono davvero splendide, come sentirete. Una traccia lunghissima, The End and the Beginning, Jan-Peter Schwalm, a Esperienze Sonore. Thank you.
dopo aver ascoltato l'ottimo ambient di Jan-Peter Schwalm, passiamo a qualcosa di diverso, un duetto Daniel Barbiero-Massimo Discepoli, per un disco elettronico, anche questo davvero molto bello, si chiama An Eclipse of Images.
ricordo che nella seconda parte di Esperienze Sonore potremo ascoltare l'intervista con Nicola Caleffi dei Julie Zerkat, mentre adesso, dopo aver ascoltato la bellissima traccia di Discepoli Barbiero, An Eclipse of Images, continuiamo con un altro progetto molto elettronico, direttamente da Londra, Sfa chiamare Gaudì, e così come il titolo del suo ultimo lavoro, la traccia invece in questione è Electronic Impromptu in E flat minor. Thank you.
Siete all'ascolto di Esperienze Sonore. Non vi ho ricordato ancora la pagina Facebook di Esperienze Sonore, dove potete seguire anche tutti i podcast e tutta la programmazione radiofonica. Continuiamo alzando un pochettino i ritmi. C'è una band in Italia, anzi un duo, che sta facendo molta strada in ambito metal industrial, possiamo dire così. Si chiamano Ovo e sono attualmente in tournée poi in tutta Europa. Sono partiti da Lubiana il primo di febbraio e adesso si trovano addirittura questa sera in Germania, a Tübingen, poi saranno a Losanna, poi saranno a Lione, Dijon, Neuchâtel, Parigi. Insomma, davvero bravissimi gli Ovo con il loro ultimo lavoro, Creatura. Questa si chiama Zombie Stomp. Questi sono gli Ovo e, rimanendo sempre in ambito di musica piuttosto violenta,
Andiamoci ad ascoltare adesso il disco della Fats Orchestra dal titolo che è già tutto in programma, Macchina Apocalittica, e la traccia è Ora Pro Nobis, Fats Orchestra, esperienze sonore. Thank you.
Ora Pro Nobis, pezzo dei Fats Orchestra, piuttosto interessante. E adesso è arrivato il momento di ascoltare lo spazio dedicato a Julie Zerkat, la presentazione del loro ultimo lavoro, un lavoro molto molto bello, che si chiama Invocation and Ritual Dance of My Demon Twin. Cominciamo con la traccia Zukunft e poi intervista con Nicola Caleffi, che fa parte della band. Thank you.
Buonasera, questa sera Esperienze Sonore, abbiamo l'onore di incontrare Nicola Caleffi di Julie Zerkat. Ciao Nicola e benvenuto a Esperienze Sonore. Ciao Paolo e benvenuti anche a tutti voi. Cominciamo subito Nicola a parlare del vostro nuovo disco che sta per uscire tra qualche giorno. Il suo titolo è davvero molto particolare, Invocation and the Ritual Dance of My Demon Twin. Ci puoi spiegare il significato? Guarda, il titolo è nato da un'elaborazione collettiva che abbiamo fatto noi dei Juris, noi del gruppo, insieme anche ai responsabili dell'etichetta che l'ha pubblicato, la Rocket Recordings. E diciamo che lo spunto iniziale nasce da una canzone di Frank Zappa, Invocation and Ritual Dance of the Young Pumpkin, questo è il titolo, e di cui ci piaceva in particolare la formula Invocation and Ritual Dance, non perché ci fosse un significato preciso legato a questa frase, ma ci sembrava particolarmente suggestiva e molto evocativa. Da lì siamo poi partiti alla ricerca di un titolo che, appunto, a partire da questa frase avesse anche una sua forza e una sua suggestione, una sua capacità di evocare anche un certo tipo di immaginario da un certo punto di vista, senza però, come dire, un riferimento esplicito o in qualche modo senza voler appunto comunicare immediatamente un significato preciso. Per cui poi, appunto, ragionando intorno a questa idea dell'invocazione della danza rituale, siamo arrivati ad elaborare poi il titolo definitivo e compiuto, che appunto è Invocation and Ritual Dance of My Demon Twin, che cerca di in un qualche modo riferirsi all'idea del doppio, l'idea appunto non solo del gemello, ma proprio del doppio, il tema degli opposti che convivono appunto nell'essere umano, anche nella natura e anche nella nostra musica, per cui il titolo sicuramente ha più livelli di lettura da questo punto di vista. E c'è appunto riferimento a Frank Zappa, da cui siamo partiti, anche se non c'è, diciamo, un riferimento esplicito dal punto di vista musicale, ma semplicemente appunto come immagine. E poi c'è anche un riferimento a un film degli anni 60, e questo poi è venuto fuori successivamente, che è un film di Kenneth Hanger, che è un regista inglese underground appunto attivo a partire dagli anni 60. C'è questo suo film che si intitola Invocation of My Demon Brother, uscito appunto sul finire degli anni 60, legato alla scena underground di quel periodo, per cui c'è anche quest'altra suggestione. Però appunto sono sia Zappa che Hanger, sono due riferimenti culturali che in realtà in un qualche modo sono, nel caso di Zappa, sì, siamo partiti da lui, ma ad esempio la citazione di Hanger è non voluta, nel senso che poi veramente ce ne siamo accorti dopo che siamo arrivati ad elaborare il nostro titolo, che c'era appunto riferimento anche a lui. Comunque diciamo che in generale il tema del doppio e della congiunzione, della appunto congiunzione degli opposti e della compresenza di anime apparentemente contrastanti un'unica situazione, che è quello che ci interessava comunicare con questo titolo, legandolo in questo modo anche poi alla musica in particolare. Hai cominciato il tuo discorso parlando della importante etichetta britannica Rocket Recordings, alla quale siete approdati con questo nuovo lavoro, a testimonianza della vostra crescita in termini di prestigio e di seguito. Com'è stato lavorare con loro e com'è lavorare con loro? Ma guarda, ti devo dire che è molto bello, nel senso che abbiamo trovato nei collaboratori, nei due soci dell'etichetta, appunto Chris Reader e John Carroll, due persone molto entusiaste del lavoro che fanno, che ci mettono veramente una passione straordinaria. E devo dirti proprio che questa cosa si sente anche negli scambi via mail. Io per esempio non li ho conosciuti ancora di persona, lo farò presto, però c'è veramente da parte loro un approccio molto appassionato al loro lavoro, e
E questo ha contato molto anche nell'elaborazione del disco, perché diciamo, il disco così come poi è uscito fuori è frutto anche di un confronto che c'è stato tra il gruppo e appunto i ragazzi della Rocket, che ci hanno proprio anche dato una serie di consigli su, non tanto su cose specifiche da fare, ma magari un po' sulla direzione che avevano anche loro in mente per questo album. Chest, the place is all to nothingness.
addetti ai lavori, a proposito di questo album, si parla molto di psichedelia e in particolare di psichedelia dark. Sei d'accordo con questo concetto? E se sì, qual era l'intento quando avete riflettuto sulla genesi di questo nuovo album? Allora, noi non riflettiamo mai a priori sulle cose che facciamo, nel senso che ogni volta che ci apprestiamo a iniziare un disco è proprio un salto nel buio per noi. Anche in questo caso noi siamo partiti da una serie di registrazioni che abbiamo effettuato in studio, accumulando varie ore di materiale, e poi a partire da quello andando a cercare appunto in questo magma sonoro quelli che potevano essere gli spunti più interessanti da rielaborare, su cui poi tornare successivamente con sovraincisioni oppure anche con dei tagli e incolla rispetto appunto alla musica che avevamo registrato, per poi procedere appunto a una selezione ulteriore. Questo per dire che difficilmente noi abbiamo in mente all'inizio diciamo un progetto specifico o anche un obiettivo verso cui vogliamo andare. Diciamo che i nostri dischi nascono veramente nel processo in cui si fanno, no? Da questo punto di vista. Per quanto riguarda questa definizione di psichedelia dark, indubbiamente sono due aggettivi, due aspetti che sicuramente si possono ritrovare in questo disco. Non sono gli unici dal mio punto di vista, però sì, sono d'accordo che questi sono due elementi che fanno parte di questo disco, non c'è dubbio. Tu facevi prima riferimento a Frank Zappa, almeno per quanto riguarda il titolo del disco. Nella vostra press sheet si trova anche riferimento a Miles Davis, Ray Ken e anche a Amon Dool. In che modo sono presenti secondo te in questo disco? Allora, Zappa credo che non sia presente in nessun modo, nel senso che dal punto di vista musicale il nostro approccio è molto diverso dal suo. Zappa era veramente un compositore, un musicista molto talentuoso e quasi un musicista classico, no? Sebbene il suo approccio fosse quasi anarchico, in realtà, però lui nasce veramente con un'impostazione, oserei dire, quasi accademica, anche se in un modo del tutto eterodosso, diciamo così. E, per cui forse nello spirito, in un qualche modo, possiamo essere accostati a Zappa, nell'idea che nella musica, da un certo punto di vista, tutto si può usare, no? Non ci sono confini o barriere che debbano in nessun modo costringerti a non buttarti, a non osare. Questa è un po' l'idea che forse si ritrova anche negli altri musicisti che hai citato e che sono citati anche appunto nelle nostre comunicazioni: Miles Davis, Ken, Amon Dool, in maniera minore, forse sono tutti esempi appunto di musicisti, di gruppi che hanno fatto veramente del superamento dei confini e della libertà nel fare musica uno dei loro punti di riferimento. Questo forse si possono ritrovare appunto questi collegamenti tra loro e questo disco. Parlando dei brani, spesso essi sono caratterizzati da un crescendo ritmico. Partono lentamente e poi accelerano in maniera costante senza pause. Tipico ad esempio il brano d'apertura Zukunft, con un andamento molto intenso dall'inizio alla fine. Si può definire questa costruzione sonora un marchio di fabbrica dei Julie Zerkat? Sì, credo che sia corretto dire questo. E, guarda, dipende molto dal fatto, proprio anche riferendoci a Zukunft, dipende molto dal fatto che questi brani sono nati improvvisando in studio e quindi suonando insieme, no? Per cui nell'interplay tra di noi, quindi mentre si suona insieme, quando le cose girano nel modo giusto, capita che appunto si inizi a
a suonare lavorando sulle dinamiche, no? Per cui un modo molto naturale, spontaneo di iniziare un pezzo può essere appunto qualcuno che fa un giro di note su uno strumento, gli altri iniziano ad accodarsi, poi piano piano si inizia a creare un'unione spontanea tra i musicisti, un flusso sonoro che cresce, raggiunge il suo apice e poi magari cala, e questa è una formula in un qualche modo che è abbastanza tipica del nostro modo di suonare insieme, che poi appunto, come dicevo, quando le cose iniziano a girare nel modo giusto si traduce poi in un brano vero e proprio. Un'ultima domanda, Nicola, riguarda il vostro tour. State già preparando diverse date sia in Italia che all'estero. Avremo modo di rivedervi in Lussemburgo? Sì, assolutamente sì. Noi inizieremo i concerti il 3 marzo a Bologna, al Locomotive, quella sarà la data di apertura del tour. Poi avremo una serie di concerti in Italia tra marzo e aprile, e in maggio invece faremo un mini tour europeo di una settimana, a partire dal 6 maggio, e suoneremo in Germania, in Francia, in Inghilterra e anche in Lussemburgo. Ottimo, però non me la ricordo esattamente qual è. Ottimo, perfetto, dunque ci rivedremo allora a breve anche da queste parti. Assolutamente. Grazie mille, Nicola, per essere stato a Esperienze Sonore. Grazie a voi. Ciao, a presto. Ciao Paolo.
stiamo ancora ascoltando in sottofondo la traccia Salting Traces dall'album Invocation and Ritual Dance of My Demon Twin da parte dei Julius Urquhart. Su questa traccia si conclude lo spazio dedicato a questa straordinaria band che probabilmente avremo modo di vedere a maggio, come ci diceva pochi istanti fa nell'intervista Nicola Caleffi. Ne saremmo davvero contenti perché l'abbiamo già vista diverse volte qui a Lussemburgo, ma i loro concerti sono sempre uno spettacolo assolutamente da non perdere. Dunque abbiamo ascoltato dal loro ultimo album Salting Traces, The Fire Sermon, e avevamo cominciato con Zukunft, una band che vediamo spesso e ci fa sempre piacere anche la prossima, Calibro 35 con Space. Vi ricordo, su questa traccia chiudo, vi ricordo l'appuntamento per martedì prossimo. Torneremo a parlare di cantautorato con l'intervista a Federico Sirianni. Buona serata a tutti voi, soprattutto buon San Valentino da Paolo Travelli. Ciao.